tutto pronto per l'inizio del match tra i Brooklyn Lions e i Los Angeles Boys. Aspettiamo come al solito Di Cicco. Io ho realizzato una cosa, se non vuoi, proprio tu che è quello che lo sai fare, stai meglio a non fare nessuna delle cronache. Principalmente. Poi comunque passi le giornate all'università però principalmente, quindi. La struttura com'è l'università? Molto molto bella. Capuano col destro! Sbaglia tutto. Sarà fondo per i Brooklyn Lions. Facile. Gravino sbaglia l'appoggio, Capuano è per Capaldi, Capaldi prova il destro, si allunga ottimamente, Capitan Gargano, prima palla clamorosa gol di Los Angeles Boys. Canzi non trova lo stop, cerca di ripartire, chi mette fuori, Capuano, Gravino, ottima palla in avanti, Gravino, Gravino, De Cicco di testa alla Neuer, conclude così il primo tempo tra i Brooklyn Lions e Los Angeles Boys. Vabbè, questo è da calcetto proprio. Dopo. Siamo portiere. Portiere. Inizia il secondo tempo tra i Brooklyn Lions e Los Angeles Boys. Con Cananzi che porta palla a Kigoli. Colpo di testa lì indietro. Gioca al centro, gioca al centro. Voleva segnare a tutti i costi. Anzi, sbaglia lo stop, pane non la. Capaldi, Capaldi ancora in velocità, Capaldi con il destro. Paratona di Capitan Gargano, che si arrabbia con i suoi per l'indolenza. Capaldi, Capaldi, Capaldi salta il portiere, Capuano! Il vantaggio finalmente, Los Angeles Boys la sbloccano i due attaccanti della compagine maglia bianca ed è 1-0. Capaldi non mette la testa. Il destro De Cicco la leva. Cerca De Cicco, la palla è lì, non riesce a segnare. Capaldi cerca di piazzare il portiere, col ginocchio la mette fuori, finisce così il match tra i Los Angeles Boys e i Brooklyn Lions 1-0. Siamo qui con De Cicco, sei tu il migliore in campo di questo match, mi sposto per la luce, 1-0, il gol negli ultimi minuti di Capuano, ma la parata fondamentale del match è stata la tua sul tiro di Gravino che sembrava indirizzata nel set, invece gliel'hai sporcata e buttata in calcio d'angolo. Dacci un commento. Non è questa la grande, sono altre le grandi parate. Beh, sicuramente le D quindi tirano abbastanza piano, però cioè hanno, effettivamente hanno meritato loro perché giocavano palla a terra, penso che avessero un anno meno di noi, comunque giocavano palla a terra, giocavano bene, poi abbiamo segnato a culo sul loro errore dietro. Buon Capuano, se vabbè, cioè questa volta ci è andata bene, no, questa volta ci andiamo male. Perfetto. Chi vuoi dirci qualcosa tu? No, sono tre punti, venivano due sconfitte, quindi era obbligato per vincere. La richiama Fabio che è in Inghilterra che non è già Fabio. Beato lui, ciao ragazzi, grazie.